Proseguono speditamente i lavori per il raddoppio della carreggiata sul ponte della Targia. Gli operai della ditta appaltatrice hanno già iniziato le operazioni per il completamento della siepe spartitraffico, compresa la piantumazione degli oleandri. Già l'assessore ai lavori pubblici Alfredo Foti nei giorni scorsi aveva assicurato entro il mese di luglio l'apertura della seconda corsia a fianco del vecchio obsoleto viadotto di Scala Greca, un lavoro che è stato più volte interrotto a causa della realizzazione del progetto, secondo i voleri della soprintendenza di Siracusa. Infatti, subito dopo il completamento del nuovo viadotto, che sarà realizzato con i fondi della Protezione Civile, i luoghi dove sono state costruite le due corsie dovranno essere riportati allo stato primitivo. Ma sulla vicenda insiste una querela tra le varie istituzioni su chi deve tirare fuori i quattrini. In merito, l'onorevole Vinciullo ha più volte assicurato che la competenza è della Protezione Civile e che già insiste alla Regione un documento di intenti in tal senso. L'apertura del secondo tratto è attesa con ansia dagli automobilisti costretti a lunghe file, specialmente nel tardo pomeriggio, in concomitanza con la fine dell'orario di lavoro degli addetti della zona industriale.